Buongiorno amicissimi, buongiorno, buongiorno da Gran Canaria. Un saluto alla nostra Alessandra Fischetti, Fiorella Renzaglia, Gianni Scorzelli, Graziano Chester, Corazon Selvage, Carmine Maciste, Giovina Michele, Angelo Mangino, Angela Mangino, Silvana Rezza, Maurizio Lanzillo, ciao amico mio, Pier Mario Armenti, Giannina Carboni, Fabio Bormida, Alberto Balugani, Pecar Sandro, ciao Sandro, Marino San Pietro, Bruno Vero, Silvana Di Filippo, Salvatore Canfora, Angela Mangino, Marzia Codiluppi, oggi cuffie per il vento. Mascherina per il Covid. Bastone per la diretta, occhiali perché sono sguercio. Vediamo di cavarcela in un modo o nell'altro. Oggi giorno da surf, kitesurf, windsurf. Giorno da tutto, però il panorama merita tantissimo. Ricordo a tutti il numero di Pier al 373-774-2186, telefonate al nostro Pierangelo per chiedere appunto informazioni per venire in inverno a vivere una Canaria al caldo, un inverno al sole e al mare, garantito, su questo non c'è dubbio. Covid a parte, noi dubbi non ne abbiamo per quello che riguarda il bel tempo, la possibilità di andare al mare, di abbronzarsi, di prendere la tintarella, di fare in questa diretta 100 gradini, che a scendere, belli, sono stupendi. Voglio vedervi a salire, perlomeno voglio vedermi a salire. C'è vento, se sentite rumore, se mi dite tutto. Allora, Yuri Ghilardi. Piero sta facendo surf, sì, è in ufficio Piero, ringraziamo sempre il nostro Piero che ci segue durante le dirette per dove siamo Enrico, Alberto Balugani, Playa del Pirata. Volevo farvi una sorpresa, siamo in zona Argeneghin, praticamente andando verso la zona est, verso Arinaga, tanto per capirci, da Playa dell'Ingles, raggiungendo Arinaga incontriamo Sant'Agustin, Baia Feliz, i nudisti che ci sono appunto in spiaggia, che stanno facendo il bagno, che a noi interessano poco, però ci sono. Ci fermeremo prima noi, va. Rosa Petti, chiamiamo Vernazza. Piano pianino, che se cadiamo da queste scale. Oggi è abitata questo lato, è abitato questo lato fantastico dell'isola da turisti nudisti. Vedete, perché bisogna sempre mantenere la mascherina, perché qua se ti incrociano che non hai la mascherina devi fare discussioni. È radicato questo concetto. Deborah con la H Raba. Ciao Henry, Piero e tutti gli amici di Vivere le Canarie, Rosa Petti, ciao Rosa. Presto ci vedremo.
si sono vestiti, speriamo, no, mica tanto. No, beh, godiamocelo da qua, via. Non andiamo a disturbare la privacy di chi è allergico al costume, nella sua ovviamente libertà, per l'amor di Dio, perché è assolutamente possibile. Noi attraverseremo la spiaggia e saliremo dall'altra parte senza disturbare, tanto gradino più, gradino meno. Oggi non guardo nemmeno i numeri perché è una bella diretta. Oggi siamo a Playa dell'Aguila, ragazzi. Bellissima spiaggia, bellissima zona, fantastica. Un po' di gradini per raggiungerla bisogna superare, ma poca roba. Hanno visto le telecamere, vanno a vestirsi. Buona cosa. Oddio, fossero ragazze stupende, ci sta, ma questi sono turisti maschi. Allora, Alberto Balugani, ce la farò anche a venire a trovarvi. Mi mancano ancora 2 anni alla pensione, ma penso di venirvi a trovare presto. Beh sì, diciamo che ti puoi portare avanti con i lavori, mancare 2 anni alla pensione alla fine non è tantissimo. Tieni conto che probabilmente nel momento in cui deciderai di venire a vivere alle Canarie, sempre che la prova costume superi, la prova costume è inteso, c'è vento, la prova costume è inteso che vieni alle Canarie, fai la tua bella perlustrazione, ti trovi bene, capisci bene come funziona, hai la possibilità di viaggiare un po' qua e là sull'isola, anche per proiettarti, no? Nelle giornate che verranno, cioè ok, vieni alle Canarie, vieni a vivere alle Canarie, il tempo è sempre bello, vivi al sole, ma cosa fai tutto il giorno? Vai a pescare, cominci a capire, no? Dove andare a pescare, come passare la giornata, cosa di fatto c'è da fare. Spero che si senta, eh? Mazzola Santo, ciao Santo, buon pomeriggio anche a te, grazie per seguirci, come un grazie per tutti gli amici appunto che ci stanno seguendo. I numeri stanno salendo, la mascherina mentre parlo mi scappa da tutte le parti. Ho comprato una mascherina a mini pensando che mi desse meno fastidio, ma in realtà sono stato bocciato anche da Carlotta, che mi ha detto che per me non va mica bene. Le Canarie sono belle proprio perché c'è un naturismo e il clima adoro, non vedo l'ora di tornarci. Beh, che le Canarie siano belle perché c'è anche il naturismo vuol dire che alle Canarie sono belle perché c'è libertà, semplicemente per chi ama un certo tipo di discorso. Io per esempio, se non ci fosse il naturismo e rispetto, però non me ne accorgerei nemmeno, perché in realtà non è una cosa di mio interesse, tranne che ho la possibilità di incontrare una fascia di età di signorine che va dai 30 ai 50 e non ai 99, tutto sommato alla fine ci può anche stare, via. Guardate che meraviglia, questa è una passeggiata stupenda che si può fare, compreso bagno, compreso sole, compreso spiaggia, compreso stare per gli affari propri.
chiaro. Attenzione, quando vedete questi movimenti rapidi, sono io che tupico da qualche parte. Tupico a Milano vuol dire inciampare. Oggi per Kerry non hai visto dei ciospi? No, non ho visto. No, no, ce ne sono ciospi da tutte le parti. È una cosa normale, per l'amor di Dio. Ma anche oggi ho visto dei ciospi, non. Cioè, non mi va sempre buca. C'erano due signorine nascoste in mezzo alle rocce. Ma quando ho visto la telecamera si sono tirate sotto, e sotto alla montagna, e non siamo riusciti a vederle. Adriano Battistella, Livio Frediani, settimana di vacanza, 373-774-2186, che meraviglia di posto, che nostalgia. Lori Strimboli, Cristian Redaelli. No, è stupendo, ha dei colori incredibili, vedete, le signorine sono spuntate fuori, addirittura una si è messa la maglietta, ha detto mica che mi riprendono di brutto, prima non aveva nemmeno il costume, questo ve lo posso dire per certo, era lontano, però si vedeva. Guardate, guardate che meraviglia, qua siamo al vento, proprio ai quattro venti, come si suol dire, guardate che casettine che ci sono qua, queste sono carine, queste sono veramente carine. Magari qualcuno di voi, ricercando attraverso agenzie, attraverso amicizie eccetera, approfittando di questo periodo di Covid, dove magari qualche proprietario pensa di non riuscire più a mantenere il proprio ritmo di vita, non riempendo costantemente la propria casa, magari decide di vendere, e potreste essere voi pronti ad approfittare di una situazione di questo genere e avere una casa qua. A me piacerebbe moltissimo, ve lo posso garantire. Qui ci si ferma, si attraversa in mezzo alle case e poi si riprende quel lato, ma qui ci fermiamo, torniamo indietro, perché oggi la diretta è un po' più corta, in quanto siamo proprio impegnati oggi, impegnati su tutti i fronti possibili e immaginabili. Oggi 14.30 la diretta andrà a terminare. Guardate che meraviglia, vedo due piedi, per cui non scendo questa scalinata, non tanto perché mi manca il fiato, ma perché non vorrei disturbare qualche naturista che poi, sentendo il mio vocione, si domanda ma chi è che, ma guardate che meraviglia, cioè senza prezzo assolutamente, vedete che cerco, fate pure le vostre domande e io vi rispondo. Io sono con la stufa accesa qui a Pordenone, piove, fa freddo, il nostro Federico Martinez, io sono ai 4:20 al sole, fa un caldo bestia, sono tra l'altro anche tutto sudato, ma sudato perché chiaramente non tanto per il clima, perché con questa arietta, anche se sei al sole, qui è ancora sole africano pieno e non c'è nemmeno calima, oggi è una giornata bella, forse ce n'è un filo appena appena, ma proprio un accenno appena appena, in realtà perché ho fatto 100 rotti gradini per scendere da quella parte, forse sono anche più di 100. Me la cavo ancora a fare queste strade difficili, tutti che si nascondono quando mi vedono passare con la telecamera in mano, tutti tra che si infilano sotto la montagna. Ma dove hai detto che si trova questo posto? Dopo Sant'Agostino, Rosa. Da Sant'Agostino, oh, è passato un lagarto, ma anche bello grosso. Da Sant'Agostino si segue il litorale, si entra nella bassa e si viene a Playa dell'Aguila, per cui, tanto per farti capire, sulla strada che porterebbe a livello di litorale a Playa dell'Aguila, che poi è lì Playa dell'Aguila, è dove vi ho detto che si camminava in mezzo alle case, quando si ritornava
sul mare. In realtà quella era Playa dell'Aguila e successivamente si va verso Arinaga, Vicindario, eccetera, eccetera. Mi si stanno anche appannando gli occhiali con questa mascherina. Buongiorno Elena Spirito Perrone, buongiorno a te Elena, guardate che meraviglia, guardate che fantastico, bello. Prego Rosa. Questo, cioè, passare, capite, la vostra giornata anche in déshabillé, perché esiste anche il déshabillé in costume, l'avete tranquillamente capito, ma siete per gli affari vostri, belli tranquilli, tornate a casa la sera, cioccolato, questo è un posto fantastico, anche per i ragazzi, nel senso troverete... Qui oggi a quest'ora sono tutti a scuola, come potete immaginare, però qui i ragazzi vengono tantissimo a passare il loro tempo e a divertirsi, piuttosto che stare seduti in un centro commerciale, cosa che ci sta, per l'amor di Dio, non è che anche qua vengano tutti al mare, però insomma c'è una certa, come posso dire, un certo gradimento, no? Per passare in compagnia i ragazzi così. Muniti di musica, cioè mia figlia Carlotta gira le spiagge con in mano una cassa, proprio una cassa vera e propria che gli ha regalato lo zio Piero, è grande come lei, cioè più grande la cassa di Carlotta. Lo zio Piero ha pensato bene, visto le sue richieste di poter avere la musica in spiaggia, addirittura con i cellulari che sono veri e propri impianti al giorno d'oggi di tutto, no? Cinematografici, chi più ne ha più ne metta, musica, tutto, tutto alla grandissima. Un attimo che sto guardando i gradini. Questo qua è ancora in esibizione totale, poi dopo più in su vi faccio vedere il mare. Guardate che bella questa spiaggetta, guardate che meraviglia, carina, una spiaggia, assolutamente, però fantastica. E là c'è la strada proprio litorale che... dall'alto appunto vi permette comunque di vederla questa spiaggia. Durante i tour non arriviamo fin qua in basso, ma dalla strada comunque ve la indico, ve la faccio vedere. Chiaro che poterla vedere con una certa calma, venire giù, divertirsi eccetera, ti rimane probabilmente attaccato qualcosa che, pur segnalandola ai nostri amici durante i tour, magari non è così efficace, ecco. Diamo i messaggi, bellissima Harry. Voi non vi preoccupate, se mi sentite e volete fare domande, fate tutte le domande che volete. Cristian Radaelli, ma in Spagna sei obbligato di indossarla anche se sei solo? Sì, sempre. La mascherina sì, perché si presume che potresti incontrare qualcun altro, in realtà non la indossare, quando vedi qualcuno lontano la metti, però la polizia per strada c'è l'obbligo della mascherina. Attenzione, in macchina da solo no, lì fai ridere. Attenzione che questo anche in Italia, però fino al 31 gennaio c'è l'obbligo anche in Italia, che dopo ognuno decida di farsi le regole come in realtà più le piacciono. Su questo ci sta, però anche in Italia è la stessa identica cosa, non cambia assolutamente niente. Non cambiate canale, perché quando mi riprendo da questa salita vediamo il mare dall'alto con uno scenario fantastico.
datemi il tempo di arrivare in alto. Allora, Antonella Banfi sta guardando. Io pensavo che tutti facevate le domande per mettermi in difficoltà, io invece avrei risposto tranquillamente anche se faccio le scale, per cui voi, sapendo che vi avrei risposto anche facendo le scale, non mi avete fatto le domande. Denise Berlusconi. Ciao Denise, che bel cognome che hai. Ti mando la gru col cuore. Ci vuole, grazie Rosa. Qua ci vuole, Però guarda come siamo già saliti. Sono tanti qua, Pensa che la signora che c'è davanti a me ha iniziato la risalita questa mattina alle 9. E quasi quasi la raggiungo. Carmelo Micozzi, Lucia Pacini. Antonio Campora, ciao Gran Canaria, un abbraccio, ciao Antonio, un grande abbraccio a te, amico mio. Ce l'abbiamo fatta, Ci siamo. Adesso siamo tutto mare. Guardate che meraviglia. Bello, la passeggiata. Una passeggiata su una scogliera particolare. Una scogliera lasciata così. A parte il muro, perché sennò cadi di sotto. Però vedete, lasciata così com'è. Come la lava, il calcare, le piogge, i venti, le polveri, in migliaia di anni hanno appunto creato. Le Canarie sono così. Successivamente è stato fatto parecchia e artificiale, però le Canarie sono proprio belle per questo. Ciao da Bolzano, il nostro Kurt Mair. Buon pomeriggio Enrico, Rosa Maria Uccelletti. Vai piano, il tuo fiatone è esagerato. No, vabbè, questo è cardio. Questa, scherzi. Ciò che non uccide fortifica. Assolutamente sì. Sapessi quanta strada faccio io? Neanche Bartali. Allora, mi sono collegata ora. Dove sei di preciso? Ciao, ripigliati. Liliana. Me la son persa, Liliana. Lazzarotto, a Playa del Pirata. L'hai persa un po', poi puoi vederla in differita tranquillamente. Siamo già stati giù, abbiamo già fatto un giro fino al fondo, come si dice in Canaria. Buon pomeriggio amico mio Umberto. Graziano Certe, ciao da Mira, Venezia. Ciao a te Vincenzo Malagese, piano Enrico, sei vecchietto come me. Beh, magari te sei un po' più vecchietto di me, non lo so. In realtà potrebbe anche essere il contrario, ma facciamo finta così. No, ma ce l'ho fatta, Vincenzo, tranquillo. Per oggi, poi non faccio più la gradinata di Playa di Lager per 2-3 mesi. Però oggi mi ero messo via tutte le energie da parte. Vedete cosa vuol dire conoscere i posti? Questo è un posto difficile da raggiungere. O l'hai visto attraversando acqua, nel senso con la moto, con il gommone, con la barchetta, come vuoi tu, o difficilmente riesci ad arrivare, perché è incastrato in mezzo a un po' di partautel, un po' di casette, insomma. Adesso comunque torniamo indietro e vediamo esattamente dove siamo. Ecco, questo è uno spazio già pronto per voi per costruire la vostra bella casetta. C'è anche l'albergo davanti osceno che vi para il... Grazie. C'è... Muchissima grazie. C'è l'albergo che para il vento. Stanno lavando, ha capito che in realtà se mi tirava un getto d'acqua
nelle condizioni di energia che ho, sarei andato per terra, e allora ha deciso di essere clemente e si è fermata. Non ha voluto bagnarmi, insomma, un po' d'acqua, però col caldo che fa, vedete? Sono ancora costruzioni, come posso, chiamiamole d'epoca, facciamo bella figura, dai, chiamiamole d'epoca, che ci sta. Vedete la nostra macchinetta, eccola lì, vi ricordate la tua voce? Vedete, sono rimasti, niente lockdown in Italia, Natale, sui viaggi all'estero invece non saprei dire per ora. No, lockdown no, però comunque sia, fino al 31 gennaio vi beccate la mascherina come ce la becchiamo noi, insomma, da un po' a me, ma il comune è mezzo gaudio, eh. Non è che soltanto noi alle Canarie, in Spagna, dobbiamo andare in giro con la mascherina, con la museruola, e no, un po' tutti, eh. Mario Di Leo e Rita Gazzi, ciao ragazzi. Allora, buon pomeriggio, a dicembre ci si può abbronzare, Maurizio Bianchi, ma stai abbronzare sempre, ma abbronzare non 365 giorni all'anno, 780 giorni all'anno, non abbronzare, ti abbronzi anche di notte, non c'è nessunissimo problema, se vuoi puoi fare anche il bagno, ci sono delle giornate calde anche a dicembre. L'anno scorso, proprio nel periodo di Natale, chi arrivava si stupiva perché effettivamente faceva caldo come se fosse agosto. Francamente, ogni anno è a sé, per cui non saprei dirti quest'anno, ma sicuramente non trovi la neve. In spiaggia, ci vai sempre. Qui, a parte il Covid e a parte tutte queste, come posso dire, questi timori, insomma, io mi fermo un po' a commentare la cosa, cioè non mi fermo affatto a commentare la cosa, evito, no, mi fermo, me voglio parar, trovi sempre gente in spiaggia, in piscina, ti abbronzi, vai a casa che sei come il lucido della scarpe, no, tranquillo, non c'è nessunissimo problema. Vedete, questa è la zona, appunto, che seguendo appunto Sant'Agustin raggiungiamo, e la raggiungiamo per venire appunto a Playa del Pirata, zona che abbiamo visto adesso. Chi si sta mettendo in contatto ora, ovviamente, allora Vittorio D'Alessandro, io l'ho guidata la macchinetta che hai fatto vedere quando sono venuti in Canaria, ciao Enrico, sì, bene, la pandina, meravigliose le panda, meravigliose, stupende, veramente, anch'io le guido tanto con piacere. Allora, Paolo Aversa sta guardando, Luisa Enea sta guardando, mi porta avanti ancora un po', eh. Guardate che belli angolini, guardate che meraviglia, guardate che splendore, casettina qui con tutto questo verde, cancello in ferro battuto, vai giù, sei al fresco, hai, guarda che vista mare che hai, guarda che meraviglia, questa è la piscina e di fronte è la vista mare, aspetta, andiamo a farci i fatti degli altri, guarda, piscina, vista oceano. Bruno Araia, sei a Tenerife del Sud? Sì, a Los Cristianos. Esatto. Guarda che meraviglia. Hai visto che angolini che poi hanno ricavato alla fine da queste costruzioni, insomma, un po' sempliciotte e discutibili, queste cose le sanno anche qua le Canarie, sanno benissimo che devono cambiare col gusto architettonico, e sicuramente a fine Covid ci daranno dentro parecchio. Ivan Bottini, anch'io la panda, fantastica, assolutamente, grande macchina, cioè piccola ma grande. Rosa Petti, Henry, chissà, no, queste no, non riesci neanche a averne, un albergo, è un part hotel, non vedi che ti sembrano gli oculi del cimitero, una porta, la finestra con le sbarre, una porta, la finestra con le sbarre, ok, bello è davanti, non è sicuramente dietro, no, ma non sono case per poterci venire a vivere, e comunque sia,
nemmeno francamente te lo consiglierebbe. Questa sì, e grazie, ma questa è una villa privata. Casa Margherita. Eh beh, Cicci, cosa costano? Non valutiamole neanche queste qua. Quelle no, cioè quelle lì, cosa sei in prigione? No, no, no. Saranno poi risolte queste cose, perché tutto sommato non vanno più come ho gli occhi io, li hai tu, li hanno tutti. Sono state importanti un tempo, oggi non ricevono comunque turisti tutto andare. Però ovviamente alle Canarie lo sanno benissimo che devono stare un po' al passo con i tempi, torneranno ovviamente gli incassi normali da parte di tutti, in modo che questo Covid lo vedremo lontano e non ce ne ricorderemo più, e anche tutte queste situazioni che tra l'altro sono a livello progettuale già in essere, compreso Maspalomas, attenzione perché ci sono grossi lavori. Per Cristina Olivo, ciao Cri, grande abbraccio alla mia Cri, ci sono grandi lavori pronti per essere eseguiti, Ida Autorino, Leonardo Carlo Fabiani, persone stanno guardando, Camilla Pallanza, dove sono nato io, Pallanza, proprio l'ospedale di Pallanza, io e i miei fratelli chiaramente. Guardate, guardate che meraviglia, vedi, piscinetta, così, roba, tanta roba. Andiamo giù che ve la faccio vedere bene, va. Guardate che carino. Vedete, questo è proprio vacanza, Super qua, capisci? Sdraiata, bibita. Guarda che carino qua sopra. Guarda che bello. È bello, vedi Monte del Moro, scavalcato il cancello basso, ma almeno non torno indietro. Enrico, è una settimana di ferie da prendere entro metà novembre, una settimana dove me la consiglieresti? Fabio Fantucci, entro metà novembre. Allora, se devi passarli in novembre, prima che puoi, va benissimo, arrivi fra una settimana, fra 15 giorni, perché a metà novembre è arrivato, è tra un mese, per cui quando vuoi, fai la settimana dall'1 all'8, fai la settimana dal 7 al 15, più presto che puoi. Dove? A Gran Canaria, ovviamente. Sì, un residence, Cri. Sì, sì, qua tutto è un residence. Chiama... Dove? Ah, una settimana, dove me la consiglieresti? Gran Canaria. Assolutamente, Gran Canaria. Manu, sono in diretta. Manu, mi senti? Scusate, ma le telefonate di servizio non si fermano mai. Allora, Cesare. Re. Dove te la consiglio? Gran Canaria. Tu... Non chiedevi, hai già tutto organizzato tu, va benissimo, Gran Canaria, assolutamente. Tieni conto che è l'isola con il sud che ha l'inverno più caldo al mondo, figurati. Cioè tanta roba, tanta roba, assolutamente. Per cui Gran Canaria tutta la vita. Luigi De Filippo, ciao Luigi! Intanto sto leggendo, intanto che vado a sbattere qua e là, leggo i messaggi, carino. Cristina Radaelli, carino. Beh, bello, bello. Bello, 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 bello. Vedete, quello è il Mirador. Queste sono... è una zona dove le strutture sono un po' vecchiotte, magari anche rimodernate, perché ce ne sono alcuni
che sono stati rimodernati, però mantenendoli così come sono. Cioè, non va bene tutto, per l'amor di Dio, soprattutto per la vacanza ci sta, però insomma l'occhio vuole la sua parte, le Canarie meritano, cioè meritano qualcosa in più. È andato bene anni fa, ma meritano qualcosa in più. Ecco qua che sta squillando la mia sveglia, perché dobbiamo andare a lavorare. Infatti, come avete notato, arrivano telefonate da tutte le parti, perché serve che io rientri. Quanti gradi ci sono? 33 quando io sono partito da Playa dell'Ingles. Ragazzi, eccoci qua, un grande abbraccio, è stato bello, e le nostre dirette sono parte del nostro lavoro, ma in realtà il lavoro è ben altra cosa, questo è anche divertimento. Tutto spettinato con questo sole, scusa Enrico, che zona è? Daniela Stefanoni, è la zona di Sant'Agustin, da Sant'Agustin per andare verso est, Arinaga, è Playa del Pirata, Sant'Agustin, Baia Feliz, prima di Playa dell'Aquila, per cui Sant'Agustin, ecco, fai Sant'Agustin e vai a Playa dell'Aquila. Da qui si riesce ancora a vedere la punta del deserto del Sahara di Playa dell'Ingles, per cui sinceramente non sei molto lontano, ma ci sono tante bellezze da vedere, tante. Ragazzi, un grande saluto, chiamate Pier al 373-774-2186 e grazie al nostro Piero per essere come sempre stato il regista della nostra diretta. Ciao a tutti ragazzi, buon lavoro, buona giornata, buon tutto, noi ci vediamo, oggi è giovedì, per cui ci vediamo sabato, vedremo da qualche parte, ci incontreremo. Grazie a tutti, ciao ragazzi!